abbiamo redatto questo documento, abbiamo posto ovviamente le basi per la ripartenza. Anche l'UDC vorrà dare e darà un proprio contributo all'amministrazione comunale. Abbiamo ribadito la nostra alleanza al sindaco Carlo Masci, ma abbiamo detto che in questo momento storico non è l'ora delle polemiche, ma è l'ora appunto di viaggiare tutti quanti insieme, maggioranza e opposizione, perché a Pescara in questo momento storico non ha bisogno di polemiche sterili e inutili dal punto di vista politico, ma ha bisogno solo esclusivamente di tanto lavoro per far ripartire le nostre aziende. Io mi sono, come dire, concentrato all'individuazione di un commissario, volete un dirigente, che comunque insieme al sindaco possa, con un proprio responsabile d'ufficio, possa inglobare anche parzialmente le deleghe dell'assessore Dinisio. E tenete presente che in Pescara abbiamo veramente tante famiglie bisognose, perché ad oggi mi risulta che la cassa integrazione non sia stata versata e quindi, oltre ai, tra virgolette, vecchi poveri, dobbiamo aggiungere i nuovi poveri, che purtroppo ne contiamo già centinaia rispetto alle chiamate che ricevo quotidianamente sul mio cellulare. Abbiamo deciso di proporre l'estensione del non pagamento dei ticket dei parcheggi anche nella seconda fase, in questa nostra seconda fase, in modo che possa riprendere ancora meglio l'attività del commercio in centro della nostra città, di cercare di trovare e di individuare anche con la copertura finanziaria, di dare uno stimolo ad una partecipata del comune che riscuote i tributi per conto del comune, la possibilità di rateizzare ancora di più per i debiti tributari che sono formati adesso e quelli in... Abbiamo stimolato il sindaco, ma non soltanto il sindaco, l'intera maggioranza, e speriamo che anche se facciano parte e proprie delle nostre proposte la minoranza, l'opposizione, affinché che sono cose, condizioni e strutture necessarie per far ripartire questa nostra città, che ricordiamo che ciò che è stato penalizzato di più è il commercio. Dal 4 maggio, come il governo ci darà delle direttive, il nostro impegno, ecco, sarà quello di organizzarci per dare un aiuto anche a loro, perché due mesi di sofferenza non dobbiamo dimenticare mai di queste persone che hanno bisogno di questi aiuti. E io come assessore diciamo, sono pronta a dare una mano a tutta questa gente, quindi siamo in attesa di ripartire.